Eccoci di nuovo collegati, amici sportivi di Sky, con lo stadio Partenio di Avellino. Sono entrate in campo in questo momento Avellino e Vicenza. Tutto sembra essere ormai pronto per la gara, la sesta gara del campionato di Serie B. Le novità le abbiamo date immediatamente nel corso del collegamento precedente. Nel riscaldamento pre-gara si è infortunato il portiere del Vicenza, Vigorito, e al suo posto giocherà Marcone, quindi un cambio dell'ultimissima ora. Ricordiamo anche quelli che sono il direttore di gara, Francesco Paolo Saia di Palermo, che sarà coadiuvato dagli assistenti Liberti e Bindoni, il quarto uomo e Mastro Donato. Tantissime le assenze in casa Vicenza. Ricordiamo che il Vicenza, insieme al Trapani, che giocherà ovviamente nel posticipo, ed al capolista Cagliari, raggiunta dal Crotone con l'anticipo vinto 4-0 sulla Salernitana, dicevo, il Vicenza è l'unica delle tre formazioni imbattute in Serie B, con una vittoria e tre pareggi. La squalifica di Laverone per tre giornate, gli infortuni, la difesa letteralmente falcidiata con Mantovani, con Gentili, con Manfredini. Non ci sono neanche Pozzi e Urso, hanno recuperato Rinaudo e Pazienza, che comunque sono in panchina. Ma la notizia buona in casa Vicenza è ovviamente la ripresa sempre più importante da parte di Brighenti, che è uscito dall'ospedale, e ovviamente gli facciamo il più grande in bocca al lupo per potersi riprendere quanto prima e poter tornare sui campi ovviamente di calcio. Dicevo del Vicenza 4-3-3, adattato Delia centrale insieme a Della Sni, con Pinato e Modic, due giovani della primavera del Milan in campo, confermata la linea d'attacco con Gatto, Rajcevic e Giacomelli. Mentre per quanto riguarda l'Avellino, cambio tattico ad opera di Tesser, che schiera un 3-5-2, conferma la coppia d'attacco avanti con Trotta e Tavano, ma gioca con la linea difensiva a 3, con Biraschi, con Ligi e con Chiosa. Recuperato D'Angelo, il capitano, che comunque in panchina, molto offensiva la linea di centrocampo con Zito, Insigne, centrali con Arini. Intanto ricordo che la prossima settimana ci sarà un grande weekend motoristico, 10 e 11 ottobre, sui canali Sky. Ancora MotoGP e Formula 1, riprende l'emozionante testa a testa tra Jorge Lorenzo, vincitore dell'ultima gara, e Valentino Rossi, quest'anno sul podio già 13 volte su 14 gare. Da non perdere la gara domenica 11 ottobre alle 7 di mattina, Sky Sport MotoGP HD, canale 208. Ma la Formula 1 invece si sposta nel Parco Olimpico di Sochi per il Gran Premio di Russia. Hamilton ha superato la battuta d'arresto a Singapore, Vettel e Raikkonen sono sempre più vicini alle frecce d'argento. La partenza alle ore 13 su Sky Sport F1 HD, canale 207, e qui è cominciata adesso anche Avellino Vicenza. Via ai nostri cronometri con l'Avellino, che ha impostato la sua prima azione offensiva, e riparte immediatamente il Vicenza con Giacomelli, che cambia lato sulla destra per Sampirisi. Partita, dicevo, importantissima. L'Avellino alla ricerca di un riscatto immediato dopo le tre battute d'arresto subite in trasferta. In casa invece 4 punti l'Avellino, con un successo sul Modena ed un pareggio 0-0 con il Novara. Da considerare come numeri particolari di questa partita che l'Avellino non subisce reti in casa da ben 336 minuti. L'ultima rete l'ha subita in casa durante i playoff nella gara con il Bologna del lontano 29 maggio scorso. L'autore fu Sansone. Da quel momento l'Avellino non ha mai subito gol in casa. Intanto seguiamo prima questa azione, c'è Tavano, cerca la finta, recupera il pallone ancora Insigne, poi c'è Arini che inserisce dentro ancora per Tavano di testa. La palla esce di poco sul fondo alla ricerca del primo gol in questa stagione, Ciccio Tavano. Dopo appena un minuto l'Avellino cerca di rendersi immediatamente pericoloso. Rivediamo l'azione con l'interessante cross, Tavano non riesce ad indirizzarla. Marcone, vedete, inquadrato il portiere. Lo ribadisco, la notizia dell'ultimissima ora, il cambio repentino in porta nella formazione di Pasquale Marino. Vigorito si è infortunato durante il riscaldamento, al suo posto tra i pali Marcone. Dicevo del Vicenza invece, che è tra le tre squadre imbattute nel campionato di Serie B. Intanto però ancora seguiamo l'azione con Insigne, che non si comprende con Trotta, che voleva palla centrale. Intanto l'arbitro Saia deve fermare un attimo il gioco perché non c'è molto vento e c'è una coltre di fumo, fumogeni, dalla curva dell'Avellino, che non permette una
Eccola qua, prontamente la nostra regia inquadra questa coltre di fumo verde, i lupi irpini dell'Avellino, ovviamente incitati dal pubblico sempre molto presente qui allo stadio Partenio di Avellino ad incitare la squadra in un momento molto difficile, anche perché Tesser ha detto nel pre-gara che vuole adesso un Avellino molto più concreto, molto più cinico, basta giocare bene ma raccogliere poco. L'attento Saia aspetta ovviamente che il vento mandi via le ultime nuvole di fumogeni e poter poi regolarmente riprendere la gara. Noi ne approfittiamo per ricordare che nell'Avellino, dicevo, non c'è lo squalificato Castaldo, un lungo stop da parte della punta protagonista l'anno scorso di un grande campionato, intanto si riprende a giocare. Non ci sono come infortunati Gavazzi e Rea, che stanno recuperando dai loro infortuni muscolari. Tanti invece gli infortuni in casa Vicenza, ma Marino nel pre-gara ha voluto dire che nonostante i tanti infortuni, intanto richiamo ufficiale di Saia Giacomelli per questo fallo su Biraschi che era andato in disimpegno. Marino non ha voluto stravolgere il suo assetto tattico, il suo classico 4-3-3. Seguiamo Trotta, largo a destra c'è il rumeno Nicca, mette un buon pallone in mezzo di testa, però dietro c'è Zito, ancora Zito cerca un dribbling, non riesce a trovare lo spazio giusto per il cross. Rajcevic, il montenegrino autore di due reti, riparte Sampirisi sulla destra, aspetta l'arrivo di Modic. Eccolo qui ancora il bosniaco, giovane interessantissimo Biraschi, l'arbitro lascia proseguire l'inserimento ad opera di Giacomelli sulla sinistra, ancora Giacomelli, c'è un contrasto, poi palla dentro ancora per Modic, esce fuori Zito contrastato da Galano che oggi si è adattato ad un ruolo anche di centrocampista, l'offensivo Galano. Da fondo di Giron, cross dentro, Trotta troppo lungo per tutti, cerca di recuperarlo Insigne, ma il pallone termina in fallo laterale, rimessa in gioco per il Vicenza. Ovviamente si alterneranno sulla catena di destra Galano e Gatto, la lunga ribattuta, controlla Frattali, portiere dell'Avellino, sempre ben comportato. Ligi centrale nella difesa 3 con Biraschi e Chiosa. Arini, Insigne, palla dentro per Trotta, con il sinistro Trotta, aggressiva la difesa del Vicenza che riparte immediatamente con Gatto, si fa vedere Galano a destra, ecco che riceve il pallone, c'è Giacomelli a sinistra che sta chiamando il pallone, il servizio viene dato a Cinelli, ancora Giacomelli. Il capitano del Vicenza oggi, Cinelli. Galano spostato leggermente a sinistra, ancora Cinelli, buono il pallone dentro per Giacomelli che ringrazia la buona intenzione del compagno ma non ci arriva. Ovviamente classico modulo da parte di Pasquale Marino, molto spregiudicato con il suo classico 4-3-3, ribadisco, non ha voluto snaturare l'assetto tattico della squadra nonostante le tante assenze, non ha voluto complicare le cose, ha detto. Intanto l'arbitro Saia si intromette, Zito, palla dentro, recupera Delia, poi Sampirisi, ancora Gatto, ancora Sampirisi sulla destra, Arini ha recuperato palla, intervento irregolare d'opera di Giron. Insigne, ancora Trotta, cerca l'inserimento Tavano, Trotta sulla sinistra, palla per Zito, ancora Zito a sinistra, aspetta Zito, mette palla dentro per Insigne, di testa, parata di Marcone. Seconda conclusione dell'Avellino di testa dopo 7 minuti, questa volta Insigne che però non ha avuto un impatto, non salta, non riesce a dare forza. Attento Marcone in campo, lo ripeto, a sorpresa, all'immediato pre-gara, per l'infortunio nel riscaldamento ad opera di Vigorito. Riparte il Vicenza, lo fa con Rajcevic, cerca di far salire la squadra, Pinato a sinistra,
poi Modic allarga per Gatto, arriva Sampirisi e c'è Galano, interno destro, posizione un po' sacrificata, Cinelli cerca 1-2 con Rajcevic, arriva Nicca, preferisce dar dietro a Frattali, aspetta il piazzamento dei compagni. Chiosa, il francese Giron, ancora Chiosa, Tavano, ancora Insigne con il sinistro a giro, Insigne, Marcone, attento Marcone, ottimo avvio del portiere del Vicenza, sollecitato già due volte da Insigne. Ecco qua, rivediamo, a cercare a giro dalla tre quarti Insigne, non è riuscito a trovare il varco giusto, Galano, ovviamente il Vicenza con tanti innesti nuovi deve cercare di trovare l'assetto giusto. Elasny a destra per Sampirisi, molto francese in campo, Elasny da una parte, Giron dall'altra, la palla Frattali aspetta che termini sul fondo, sarà una semplice rimessa con i piedi ad opera di Frattali. L'Avellino cerca in casa ovviamente di guadagnare i punti che non è riuscito a trovare invece in trasferta. Il cammino per l'Avellino ha segnato 3 sconfitte consecutive con buone prestazioni sia a Bari che a Cagliari soprattutto. Intanto seguiamo ancora Insigne che ha avuto un buon avvio di gara. Zitto, recupera il pallone Sampirisi, molto offensivo comunque anche il 3-5-2 ad opera di Tesser che ha come interni a centrocampo Zito, Insigne, giocatori che spingono. Biraschi attento su Rajcevic, Nicca lascia ad impostare Ligi, eccolo qua Zito, a sinistra c'è Giron, Zito preferisce aspettare l'arrivo a destra di Nicca, il rumeno Nicca, contrasto Biraschi, Giacomelli, palla Galano, va via Galano, tecnicamente giocatore di grande qualità, terzo avversario superato da Galano, palla a sinistra per Giacomelli, punta Nicca, Giacomelli aspetta l'arrivo dei compagni ma Nicca è attento, contrato il suo cross, recupera però il pallone il Vicenza, ancora con Giacomelli, il cross di destra, di testa, mette dentro, poi arriva Cinelli anticipato da Chiosa che poi commette fallo, un fallo involontario perché Cinelli era andato a tirare anche se Chiosa si è fatto male, ma molto pericoloso il Vicenza in questa azione all'undicesimo minuto con l'assist di Gatto per Cinelli che andava al... Ecco qua, rivediamo il cross di Giacomelli, che bravo Gatto sul palo lungo a rimetter dentro, arriva Cinelli che a botta sicura è bravissimo Chiosa a recuperare, poi prende il calcione ad opera di Cinelli ma si è ripreso, azione però pericolosa del Vicenza che si è fatto vedere con una profonda azione personale da parte di Galano che ha messo in serie difficoltà la difesa dell'Avellino. Riparte la formazione di Tesser, palla dentro per Trotta, si fa vedere Insigne, ancora Trotta cerca l'azione personale, poi allarga Ciccio Tavano sulla destra, mette in mezzo Tavano di testa a liberare Pinato, ancora Zito, ancora Zito, il sinistro di Zito, Marcone attento, ed è riuscito a vincere un contrasto Zito, il suo sinistro ne abbiamo visti di meglio, non ha impensierito Marcone. 12 minuti sul cronometro, 0-0 Avellino Vicenza. Le due squadre si stanno affrontando con grande intensità, voglia di vincere per l'Avellino, voglia di continuare a restare imbattuti da parte del Vicenza. Bella partita qui al Partenio. Biraschi di testa, Pinato, Modic sulla destra, ottimo il lancio a cercare Gatto, mette dentro Giron, poi chiude Chiosa, Arini completa il disimpegno, Zito, corto il tocco per Insigne, ha capito tutto, intervento di Modic, ancora Galano, ancora Zito, poi il tiro di Galano, la parata di Frattali, è andato con il sinistro Galano,
non ha impensierito il portiere dell'Avellino. Viso aperto comunque le due formazioni, non si risparmiano, ovviamente cercano di far gioco. Giron a sinistra, aspetta Chiausa. Ancora Giron. Nelle altre due gare interne dell'Avellino, la partita titolare Visconti, in comprensione intanto tra Zito e Giron, recupera Sampirisi. Di testa Ligi, trova Tabano, 1-2 con Trotta, ancora Trotta, libera il destro, poi c'è Insigne, assumo, ma riesce a recuperare molto bene Pinato. Recuperato un pallone, ancora Galano, cercato molto dai compagni, Zito, il fallo ad opera di Chiosa, calcio di punizione per il Vicenza. Superati 13 minuti di gioco. La battuta di Modic per cercare Rajcevic, poi c'è Giacomelli, prova il destro dalla grande distanza, la traversa di Giacomelli che si dispera. 14 minuti sul cronometro, trema la traversa di Frattali sulla gran botta dai 25 metri di Giacomelli, occasione. Ecco qui, rivediamo Giacomelli, non ci ha pensato su due volte con un destro, l'incrocio dei pali, la traversa con Frattali che non sa neanche il pallone dove è andato. A sorpresa Giacomelli fa tremare la traversa dell'Avellino. Grande occasione per il Vicenza, una gran botta di Giacomelli, già due gol per lui in questa stagione. Prova la reazione l'Avellino, lo fa con Giron a sinistra, arriva Zito, spazi stretti per Zito che riesce però a liberarsi, a dare il pallone a Giron, mette dentro, attento Elasmi, rimessa laterale, cross era di Ciccio Tavano, ancora Zito, ancora rimessa per l'Avellino, cerca il pubblico di incitare la squadra che ha tremato sulla botta di Giacomelli. Giron alla rimessa. Ci avviciniamo al primo quarto d'ora, ma già tante emozioni qui al Partenio. Ancora Giron, contratto da Sampirisi, che non dà spazio al cross del francese. Ciccio Tavano, spalle alla porta, si gira, mette dentro, Insigne, anticipato da Cinelli, arriva Rajcevic, allarga per Giacomelli, aspetta l'arrivo di Pinato, va via Pinato a sinistra, quattro giocatori dell'Avellino su di lui, poi Insigne, ancora Ligi, Biraschi, disimpegno difensivo Avellino. Trotta, stavolta ha sbagliato Modic il controllo. Soddisfatto però Scuola Marino da questo avvio del Vicenza, che non soltanto ha contenuto le sfuriate offensive dell'Avellino, ma è riuscito già a impensierire in un paio di occasioni la difesa erpina. Nicca va via, mette dentro per Tavano, è attento Elasni, eccolo qui Insigne, autore del gol a Bari, di testa Zito, anticipato Galano, ancora Gatto, attaccato da Arini, Biraschi di testa, Cinelli completa il disimpegno con Pinato, c'è il cartellino giallo per Nica, prima l'intervento sull'uomo, poi il pallone, primo giallo della partita, Sai attento, rivediamo l'intervento di Nica, eccolo qui, prima l'intervento su Giacomelli, poi sul pallone, intervento anche abbastanza pericoloso, sacrosanto il cartellino di Saia nei confronti di Nica, oltretutto fallo abbastanza inutile a centrocampo, spalle alla porta Giacomelli, Nica non è riuscito a controllare il suo impeto agonistico e si prende un cartellino giallo pesante dopo un quarto d'ora di gioco. Delia gioca da centrale, spesso è stato giocato a sinistra, intanto va via Galano, supera Ligi, ancora Galano, cerca l'inserimento di Gatto, calcio di rigore, Saia giudicato falloso, l'intervento
di Giron su Gatto, le proteste. 17esimo minuto, il fallo di Giron. Giron non protesta, sono gli altri giocatori dell'Avellino. Abbiamo rivisto qui l'intervento su Gatto, lo rivediamo ancora. Gatto in vantaggio, mette il corpo davanti, c'è un contatto, non riesce a frenarsi Giron. Queste sono le immagini, questo è il contatto che Saia ha giudicato passibile del calcio di rigore, quindi ci sarà al 18esimo minuto il calcio di rigore per il Vicenza, ed è proprio Gatto che ha realizzato il pareggio proprio nella partita scorsa all'ultimo secondo con il Pescara. Sul dischetto, 18 minuti sul cronometro, comincia il 19esimo in questo momento. Gatto contro Frattali, calcio di rigore per il Vicenza. Gatto, il Vicenza in vantaggio, il gol di Gatto al 18esimo minuto, il gol di Gatto sul calcio di rigore assegnato da Saia per il fallo di Giron. Minuto 19, l'esultanza dei giocatori del Vicenza. Per Gatto il secondo gol, tutti e due sul rigore. Abbiamo rivisto l'esecuzione sul destro. Ancora le proteste dei giocatori dell'Avellino per questo contatto Giron-Gatto, ed è lo stesso Gatto che è andato poi a realizzare su calcio di rigore. Vicenza in vantaggio qui al Partenio di Avellino. Biraschi, zitto, l'errore di Zito. Vediamo se l'Avellino riuscirà a superare anche da un punto di vista psicologico questo contraccolpo con il Vicenza, che già aveva comunque sfiorato la rete, lo ricordiamo, con Giacomelli, con un gran tiro aveva colto la traversa. Pinato, Delia mette in faro laterale, prova la reazione immediata l'Avellino, lo fa con Nica, trotta dentro per Insigne, il cross di Nica a cercare Tavano, ovviamente Marcone non ha difficoltà su questo cross abbastanza innocuo. E andrà Marcone alla rimessa con i piedi, lunga, a cercare ovviamente la testa di Rajcevic, cerca di far salire la squadra, molto abile il montenegrino nel gioco aereo. Insigne, il fallo su Cinelli. Cerca Modic, ancora Giacomelli, molto cercato dai compagni Giacomelli. Rimessa laterale, Pinato, il colpo di tacco di Giacomelli troppo lungo per Pinato, che però recupera il pallone su Mica, ancora dentro Zito per Trotta, allarga sulla sinistra ancora per Zito, è un anticipo Sampirisi. Rimessa laterale per l'Avellino, che prova l'immediata reazione, anche se ovviamente da un punto di vista psicologico il vantaggio del Vicenza non facilita il compito per la squadra di Tesser, che ha subito questo gol in casa dopo tanto tempo. Intanto seguiamo il disimpegno. Ancora Zito, palla dentro, anticipo importantissimo da parte di Sampirisi, protesta il pubblico, ma l'intervento di Sampirisi mi sembrava regolare sul pallone. Va via Gatto, Chiosa a cercare Arini, Modic attento, Rajcevic, Biraschi preferisce dar dietro a Frattali. Ligi, palla per Chiosa, fallo su Zito, parte di Modic, ammonito Zito per proteste. Le proteste di Zito non
nonostante Saia avesse fischiato fallo. Il calcio di punizione, Zito ha avuto qualche cosa da dire, si stanno un po' innervosendo gli animi. Cartellino giallo anche per Zito dopo quello combinato a Nicca. Adesso il Vicenza ha ripiegato tutto in area di rigore. L'Avellino, dentro Ligi, Biraschi, tutti i saltatori insieme ovviamente a Trottarini e Tavano. Battuta affidata al sinistro di Zito. 23 sul cronometro, superata la metà del primo tempo. Palla da Zito, dentro Trotta, cerca di controllare il pallone. Ancora Rini, ancora Zito. Rimessa laterale sul tocco di Giacomelli. Di testa Modic. Ancora Chiosa per Zito. Va via Zito, entra in area di rigore. Cespica sul pallone Zito, guadagna il calcio d'angolo. Primo angolo della partita. Calcio d'angolo per l'Avellino, che prova adesso la reazione in maniera più convinta. Il calcio d'angolo affidato sempre al sinistro di Zito. Il cross dentro, di testa Trotta, la palla che sfiora il palo. Si era liberato molto bene con un buon movimento Trotta. Lo rivediamo, eccolo il cross di Zito. Vedete, Trotta va via, ma Della Sdi che lo lascia, non riesce ad inquadrare la porta. Occasione Avellino. Rinvio di Marcone, richiamato da Saia per aver tergiversato nella ripresa del gioco. Va via Biraschi, il fallo di Giacomelli. Ci sarà punizione per l'Avellino, con la tensione che è cresciuta tanto in campo. Chiosa, eccolo qui Ciccio Tavano, dovuto uscire sulla tre quarti per giocarsi un pallone utile. Provato l'1-2, più raccolta adesso la fase difensiva del Vicenza. Palla dentro, ancora Trotta, la controlla Trotta e il pareggio dell'Avellino al 25esimo con Trotta. Grande azione da centravanti da parte di Trotta, 1-1 Avellino. Il cross ed il pareggio di Trotta, che ha difeso molto bene il pallone. L'Avellino è riuscito ad impattare immediatamente la gara. Eloquente Tesser. Intanto rivediamo l'azione, vedete il cross, Trotta la difende, Suppinato che nulla può, non c'erano i centrali difensivi, aveva chiuso la diagonale difensiva Pinato, che ovviamente non è riuscito a trattenere l'impeto, la forza di Trotta, che con il sinistro ha realizzato il pareggio. Secondo gol in campionato per Trotta al 25esimo minuto, il pareggio di una partita che sta riservando grandi emozioni. Avellino 1 Vicenza 1, 26 minuti in questo momento. Risponde al rigore di Gatto Trotta, ancora Delia. Sorpresa un po' la difesa del Vicenza, ribadisco, Vicenza che ha dovuto sopperire soprattutto in fase difensiva le tantissime sue assenze. Le ricordo ancora una volta: Mantovani, Gentili, Manfredini, ricordiamo Brighenti, al quale abbiamo fatto il grande in bocca al lupo per essere uscito finalmente dall'ospedale dopo momenti difficili. Ecco, seguiamo ancora Zito, allarga a sinistra Giron, palla per Tavano, cercano uno contro uno, è uscito Elasni, palla dentro Tavano, Trotta anticipato questa volta da Delia, che questa volta era sul pallone, era attento. Adesso è in difficoltà il Vicenza in fase difensiva, perché l'Avellino spinge, lo fa con Zito, palla ancora Giron, c'è Insigne di testa, preferisce dare a Darini,
ancora Arini, entra in area di rigore, Arini, ancora Arini, si allarga sulla sinistra, il cross di Arini, c'è Trotta anticipato questa volta da Pinato, poi c'è Giacomelli a rinviare, intanto è rimasto a terra Gatto e l'arbitro Saia ovviamente ha fermato il gioco per valutare le condizioni fisiche di Gatto, rimasto a terra sullo scontro in precedenza. Entrano anche, entra lo staff sanitario del Vicenza. Ripiloghiamo un po' la situazione dopo questi 28 minuti di grande intensità qui al Partenio tra Avellino e Vicenza. Il punteggio è 1-1. La traversa di Giacomelli, il calcio di rigore realizzato da Gatto con il fallo di Giron, contatto Giron. Poi rivediamo lo scontro. Fortuito tra Arini e Gatto, che riprende però, anzi era Modic, eccolo qui Modic in campo, il bosniaco, classe 96, pensate un po', 19 anni, primavera Milan, siccome Pinato riprende a giocare. Dicevo, dopo il calcio di rigore realizzato da Gatto, la reazione dell'Avellino e il pareggio firmato da Trotta. 1-1 il punteggio, calcio di punizione per il Vicenza. Cerca adesso di rallentare un po' il ritmo di gioco il Vicenza, perché l'Avellino ha preso coraggio dopo un attimo di sbandamento dopo il gol subito da Gatto. Ancora Trotta, interviene Pinato, colpo di testa di Chiosa, commesso fallo nei confronti di Rajcevic, montenegrino che cerca di far, come si dice in gergo, il reparto da solo per cercare di far salire la squadra. Helasny, giocatore francese, Pinato, Modic, Sampirisi a destra, attaccato da Zito, buon palleggio con Modic che ha spazio per andare a impostare l'azione, lungo rilancio a trovare in posizione di fuorigioco Gatto. Salita bene questa volta la difesa dell'Avellino, mezz'ora di gioco, una mezz'ora molto interessante, un calcio di rigore, due ammonizioni, una traversa, due gol. Frattali sul pallone, ovviamente non potevano risentire la fase difensiva del Vicenza di queste tantissime assenze, nonostante Marino non abbia voluto cambiare il modulo di gioco. E proprio nell'occasione del gol di Trotta avete visto che sul centravanti, sulla punta dell'Avellino, è andato a chiudere Pinato. Intanto seguiamo questa azione con Insigne, ha trovato ancora la posizione giusta Viraschi, è libero Zito, si fa vedere Giron a sinistra, però si ferma perché Zito ha intenzione di andare al tiro, poi dà un pallone dentro e attentissimo Sampirisi che salva letteralmente l'inserimento pericoloso di Trotta, bravissimo nella diagonale difensiva Sampirisi, che poi va a completare anche il disimpegno di rilanciare l'azione per il Vicenza con Galano e sinistra libero Cinelli, si fanno vedere sia Pinato che Giacomelli, riceve palla Giacomelli, avanza anche Pinato, Giacomelli gli dà il pallone un po' troppo corto, buona la chiusura di Nicca che rimane colpito, c'è anche il primo calcio d'angolo per il Vicenza che ha approfittato. Sembra potersi rialzare Nicca sul calcio d'angolo, primo della partita anche per il Vicenza, va alla battuta lo stesso Giacomelli, in area di rigore i saltatori del Vicenza. Tutto occhio a Rajcevic, ora inquadrato, la finta, poi Zito, Helasny, francese in attacco,
chiuso da Biraschi, incontra il tiro, può andare in contropiede l'Avellino, lo fa con Insigne, controlla il pallone Insigne, va sulla fascia laterale Insigne, va via, il pallone esce fuori, ha provato a tenerlo in campo in tutti i modi, inseguito Rapinato, non ci è riuscito. Roberto Insigne, fratello di Lorenzo Insigne, proprietà Napoli, sta facendo molto bene questo scorcio di campionato. Cinelli, chiosa dietro per Frattali con i piedi, non c'è però nessuno dei suoi compagni. Sampirisi sul pallone, 33 minuti sul cronometro, 1-1 il punteggio tra Avellino e Vicenza. Delia sull'attacco di Trotta, disimpegno con Helasni, Galano, con i piedi ci sa fare, il servizio è per Sampirisi, arriva Gatto a destra, ancora Gatto, punta la difesa, la finta, Rajcevic, ancora al ritorno, salva Ligi, ancora palla per Galano, Vicenza di nuovo in vantaggio, il rimpallo favorevole per Galano e il Vicenza si ritrova in vantaggio, aveva salvato tutto Ligi al 33esimo minuto. Un'azione partita dai piedi di Galano che è andata anche a chiuderla. Esultano i tifosi del Vicenza, giunti un centinaio circa qui al Partenio di Avellino. L'azione a percussione di Galano, Gatto, la finta, poi l'assist, Galano tira, salva Ligi, ma Galano si ritrova il pallone in posizione regolare, ovviamente con il sinistro supera Frattali. Ininfluente le posizioni nonostante le proteste di Frattali da parte degli altri giocatori dell'Avellino, Galano ha recuperato il pallone tirato dallo stesso giocatore del Vicenza. È partita che regala ancora emozioni a non finire. Vicenza si riporta avanti al 33esimo con Galano e l'Avellino è costretto di nuovo alla rimonta. Ci prova immediatamente Trotta, libera Helasni, si arrabbia Pasquale Marino dalla panchina, predica calma la difesa. Giacomelli va con l'attacco su Frattali, Giron, la pressione del Vicenza che cerca di non far ragionare l'Avellino, ci prova Zito, Tavano in comprensione con Trotta che stava entrando in area di rigore, libero Cinelli, Biraschi, ottimo disimpegno, il centrale, arriva Zito, è libero, c'è anche Giron a sinistra, ma Zito non si accorge che alle sue spalle c'è Gatto, riparte Cinelli, non c'è fallo, dice Saia, sbaglia Trotta, recupera Insigne, palla in fallo laterale per il Vicenza. Gli applausi per Roberto Insigne per l'impegno profuso in questo recupero. 36esimo in corso, Avellino 1 Vicenza 2, Galano ha riportato in avanti la squadra di Pasquale Marino, seconda rete per lui, ancora Zito, si fa vedere Giron, aspetta Zito, poi mette dentro, l'anticipo di Delia, sbaglia Cinelli, riparte Giron, non c'è un attimo di sosta in questa partita. Ancora Trotta, guadagna un rimpallo favorevole, poi il pallone gli sbatte sulla testa, non lo ritrova più e lo recupera Marcone in campo a sorpresa, lo ribadiamo, fortuna di Vigorito nella fase di riscaldamento del pregare. Marcone mandato immediatamente in campo da Marino. Insigne, Biraschi a cambiare lato a sinistra per Tavano, di testa però alla meglio Sampirisi, Pinato, Modic, ancora Galano con il suo sinistro, posizione regolare per Giacomelli, un po' incerto, poi il pallone termina sul fondo, posizione di Giacomelli da rivedere, troppo profondo il passaggio comunque di Galano,
37 minuti sul cronometro. Frattali preferisce giocare il pallone con i tre centrali difensivi. Ripeto, il nuovo assetto tattico dell'Avellino in casa. Aveva sempre giocato con il 4-3-1-2 in casa, adesso con il 3-5-2. Palla dentro di Chiosa, a cercare Zito, ha un buon controllo. Con l'intervento da parte di Sampirisi, che in seconda battuta riesce a disimpegnarsi. Ancora Sampirisi, palla per Modic, attaccato da Arini. Ancora Sampirisi, il fallo ad opera di Giron, che non è stato ammonito sull'azione giudicata da calcio di rigore da parte di Saia, il contatto con Gatto. Rallenta i ritmi di gioco il Vicenza, in vantaggio 2-1 qui al Partenio. Preoccupato Tesser, Ligi lascia a Frattali, si arrabbia anche Marino. Ancora Ligi per Chiosa, stanno facendo un gran lavoro gli attaccanti del Vicenza, che ovviamente i tre portatori di palla dell'Avellino cercano di essere molto aggressivi per farli ragionare poco. Insigne però trova spazio per Giron, il destro di Giron, Tavano, che errore, questa volta il pallone l'ha avuto sulla testa, si dispera Tavano, l'ottimo cross di Giron, Tavano lasciato completamente solo, lo rivediamo, il pallone non è riuscito a essere impattato nella maniera giusta, la prende di spalla Tavano. Occasionissima per Ciccio Tavano per sbloccarsi, pallone sulla spalla, una sorta di maledizione per Ciccio Tavano. Marcone a lungo rinvio, 39 minuti sul cronometro, occasione per l'Avellino di riportarsi di nuovo in parità. Sampirisi, ancora Galano, sta prendendo letteralmente in mano situazione Galano con i suoi sapienti piedi. Fallo laterale per il Vicenza. Pinato, la rimessa per Giacomelli, la mette dentro, l'anticipo determinante, intanto c'è fallo di Gatto su Giron. Calcio di punizione per l'Avellino. Ultimi 5 minuti, poi vedremo anche il recupero, se ci sarà. Sicuramente c'è stato un intervento, poi vi ammoniti, qualche cosa sarà sicuramente recuperata. Intanto ancora Giacomelli sull'anticipo di Cinelli, controllato da Biraschi, dello scontro, tocca per ultimo Biraschi, rimessa in gioco per il Vicenza. Giacomelli e Galano, l'esperienza al servizio della squadra, esperienza e anche la tecnica, due giocatori importanti. Pinato, Rajcevic, centravanti montenegrino, cerca di liberare il destro, si arrabbia con un compagno perché è andato comunque al tiro, ma è stato un po' sbilanciato, ha dovuto allargarsi e tirare sicuramente non nella maniera che preferiva. Alla rimessa Frattali, Mica, Tavano anticipato da Modic, Sampirisi cerca la seconda reazione l'Avellino, intanto però deve essere attento al contropiede di Gatto, chiude Ligi, ancora Gatto, si libera per Galano, il tacco, Galano fa quello che vuole con il pallone tra i piedi, ancora Gatto, ancora Galano, nonostante non giochi nel suo ruolo si è sacrificato nella linea centrale nei tre di centrocampo. Galano guadagna però il calcio d'angolo numero 2 per il Vicenza, protagonista assoluta del vantaggio 2-1 del Vicenza. Galano non solo per aver realizzato,
non solo per aver costruito il tiro sul cui rimpallo poi è andato a chiudere, ma anche perché era partita proprio da una sua iniziativa l'azione del vantaggio Vicenza, che adesso va al calcio d'angolo. La battuta a cercare Delia, di testa non la tocca nessuno, né Delia né Trotta. Ancora Giacomelli, si fa sempre trovare pronto dai compagni, mette palla dentro di testa, allarga Modic sulla destra, insiste il Vicenza, attenzione a Galano, entra in area di rigore, ancora Galano, questa volta zitto, ma Galano la recupera da terra, Gatto, ancora Galano, fasi molto confuse di gioco, poi incespica, ancora il pallone, palla per Ligi, fasi molto confuse di gioco, Avellino rischia, ma esce comunque con il pallone. Biraschi attaccato da Rajcevic che non si ferma, lo attacca in maniera regolare, però poi recupera palla Trotta, palla a sinistra, fasi molto convulse, ma nessuno si tira indietro. Giacomelli entra in area di rigore, ancora Giacomelli con il destro, palla sul fondo, rischia l'Avellino, un po' di stanchezza adesso a fiore dopo un primo tempo giocato ad altissimi ritmi. 43 sul cronometro, 2-1 Vicenza, che ha rischiato anche di far male all'Avellino ancora. Trattali comprende il momento, aspetta il piazzamento dei compagni. Trotta, Ligi, Tavano, ancora zitto. A sinistra il solito Giron, si fa trovare sempre pronto il francese. Questa volta preferisce andare dietro a Chiosa. Si è chiuso il Vicenza, Chiosa a cercare Trotta ma è troppo lungo, però dall'altra parte c'è Nica, il rumeno tocca il pallone, lo mette dentro Tavano, anticipato da Sampirisi, poi c'è Zito, ci prova ancora l'Avellino, lo fa con Giron, buon pallone dentro di Giron, Trotta di testa, ancora Nica, mischia in area di rigore, si salva il Vicenza e poi c'è il fallo di Nica, che deve stare attento perché è già ammonito. Calcio di punizione per il Vicenza, ci ha provato, questa è una delle armi più importanti dell'Avellino, almeno sfruttate in questo primo tempo, ha cercato molto spesso la conclusione di testa, clamorosa l'occasione sprecata da Ciccio Tavano. Siamo nell'ultimo minuto di gioco, attendiamo il recupero che segnalerà il quarto uomo, Mastrodonato. Rajcevic a difendere il pallone insieme a Pinato, Modic, Cinelli a destra, libero, riceve Gatto, chiuso da Giron, Gatto mette dentro, Rajcevic impatta, poi Biraschi con la testa, autorete clamoroso dell'Avellino. Rajcevic era stato attento Frattali ma non è riuscito a frenare la sua corsa, Biraschi che con un disgraziato tocco di testa porta il Vicenza quota 3, 2 minuti di recupero, ma al 45esimo l'autorete di Biraschi, la rivediamo, Rajcevic non era riuscito ad impattare bene, ancora qua lo rivediamo perché è stato proprio Biraschi che poi non è riuscito a fermarsi e ha toccato in maniera sfortunata il pallone che è terminato in rete. Al 45esimo l'autorete di Biraschi in questa partita rocambolesca che il Vicenza, saranno 2 minuti di recupero, segna un gol importantissimo, il gol del 3-1 in questo primo tempo con Biraschi, Giron, Arini, palla ancora per Biraschi che prova a reagire dopo lo sfortunato intervento difensivo, era riuscito con il suo intervento a contrarre il tiro di Rajcevic che era praticamente a tu per tu con Frattali, ma non è riuscito a frenare la sua corsa, è toccato il pallone con Frattali che non l'ha potuto. Insigne prova per Zito, palla dentro per Ciccio Tavano, ancora Tavano, entra in area di rigore, non c'è fallo, dice Saia, palla sul fondo, ci ha provato Tavano, cercato con esperienza, un'azione personale, la rivediamo, il tocco dentro per Ciccio Tavano controllato da Sampirisi, gli mette le mani addosso, strattona leggermente la maglia, Tavano cade, arbitro era lì vicino e ha giudicato regolare l'intervento. Marcone, stanno per scadere i 2 minuti di recupero,
3-1 Vicenza. Prima Gatto, poi il pareggio di Trotta, poi Galano, l'autorete di Biraschi. 3-1 Vicenza. Ci aggiungiamo anche la traversa. Ecco qua il fischio di Saia. Le squadre negli spogliatoi con il punteggio che vede il Vicenza avanti 3-1 qui al Partenio. Super spot. E tra poco di nuovo Avellino Vicenza. Eccoci qui, tutto sembra essere pronto per l'inizio del secondo tempo nella gara, sesta giornata del campionato di Serie B tra Avellino e Vicenza. Cambio nell'Avellino, prova a dare forza fisica alla squadra Tesser con un doppio cambio in campo, Jidai e Mokulu. Pensate che questo cambio nella seconda giornata del campionato portò al successo l'Avellino con il Modena, entrarono nel secondo tempo e proprio Jidai e Mokulu furono gli autori dei due gol con il quale l'Avellino superò il Modena 2-0. Escono Zito e Tavano, Jidai al posto di Zito e Mokulu per Tavano, i due cambi al primo minuto per l'Avellino. Vicenza batterà il calcio d'inizio del secondo tempo. Una particolarità: il pubblico ovviamente dello stadio Partenio di Avellino, per essere ancora più vicino alla squadra, si è trasferito dalla parte superiore della curva alla parte inferiore per far sentire ancora di più il proprio incitamento nel tentativo di rilanciare l'Avellino in una rimonta non facile, con un Vicenza che ha dimostrato, nonostante le tue tante assenze, lo ricordo, oltre alla squalifica di Laverone, le pesantissime assenze in difesa di Mantovani, di Gentili, di Manfredini, oltre ad aggiungere quelle di Pozzi e Urso, oltre a quella storica dello sfortunato Brighenti. Marino ha avuto coraggio, 4-3-3 confermato nella squadra imbattuta in campionato insieme al Cagliari e al Trapani in queste prime 5 giornate. Un 4-3-3 con Galano che insieme a Giacomelli ha letteralmente portato per mano la squadra in un primo tempo che non solo le ha visti passare in vantaggio con Gatto su calcio di rigore dopo 19 minuti, ma reagire anche alla rimonta dell'Avellino che aveva pareggiato con Trotta con un 1-2 firmato appunto dallo stesso Galano e poi da un'autorete nel finale di Biraschi. Intanto seguiamo il cross molto buono di Giron, troppo lungo però per Mokulu. Palla in faro laterale, dicevo, prova adesso a mettere muscoli Tesser. Dentro Jidai, che ha recuperato un po' da qualche problema fisico, e Mokulu. Vai lungo, prova immediatamente l'Avellino a rientrare in partita, lo fa con Chiosa, Giron ormai praticamente in posizione offensiva. Mokulu, c'è intanto un fallo su Delia ad opera del giocatore belga, ora inquadrato dalla regia Benjamin Tambe Mokulu, la rete contro il Modena. Ecco qui il fallo nei confronti di Delia, anche lui adattato, così come Galano, sempre spesso ha giocato a sinistra Delia, ovviamente nella formazione di Pasquale Marino, oggi centrale difensivo insieme a Della Smi. Marcone, lo ricordo, tra i pali, nonostante nelle distinte di pregara era stato indicato come portiere titolare del Vicenza Vigorito, ma nella fase di riscaldamento si è infortunato il portiere del Vicenza. Pronto Marcone, che si è ben comportato comunque nel primo tempo. In panchina come portiere di riserva c'è Kerezovic, ci prova a destra ancora l'Avellino, lo fa con Nica, poi Jidai deve andare dietro per Biraschi. Vedete immediatamente come sale la formazione di Pasquale Marino con Galano e con Rajcevic. Palla per Mokulu, la tiene in campo, guadagna una buona rimessa laterale il giocatore belga che ha
fretta i tempi, va lui alla rimessa. Arini trotta in Mokuru in area di rigore, Mokuru di testa, parata di Marcone, non è andato convintissimo, non ha preso lo slancio giusto il belga, però ha avuto un buon impatto sulla gara. Quarto minuto di gioco, 3-1 Vicenza, con l'Avellino che prova ad accorciare immediatamente per poter poi provare la rimonta, ma ovviamente Cinelli, capitano del Vicenza, non ci sta. Prova immediatamente il Vicenza non soltanto a far scorrere il cronometro, ma anche a giocare la palla come sua tradizione. Lo fa con Gatto a destra, Galano, Sampirisi, Modic, giovanissimo, classe 96, primavera Milan, con personalità. Di testa Nica, c'è un buco in mezzo al campo, troppo avanti Insigne, recupera Rajcevic, circolazione ovviamente prolungata del pallone da parte del Vicenza, che fa scorrere il cronometro, tiene il possesso di palla, ma soprattutto fa correre l'Avellino alla disperata ricerca del recupero di palla, sprecando ovviamente energie importanti. Lungo possesso del Vicenza, prova l'inserimento Giacomelli, che mantiene il pallone in gioco e guadagna una rimessa laterale. Il doppio cambio di Tesser, Biraschi, c'è spazio per Insigne, presa un po' di contropiede la difesa del Vicenza, c'è il fallo di Galano che viene ammonito, fallo da dietro su Insigne, primo cartellino giallo per il Vicenza, due ammoniti invece in casa Bellino sono Nica e Zito, intanto rivediamo il contatto di, vedete, di Galano che non riesce a frenare la corsa su Insigne, dicevo due ammoniti in casa Avellino, Nica e Zito, ma Zito è uscito. Adesso nel Vicenza il cartellino giallo per Galano, autore del gol del vantaggio del 2-1. Tutto il Vicenza nella propria area di rigore, sul pallone Insigne insieme a Biraschi, a metterla dentro in area di rigore, di testa Arini, il contrasto con Rajcevic che ovviamente va a dare una mano, la tiene la palla in gioco l'inesauribile Giacomelli, poi rilancia, è attento Biraschi questa volta, deve disinteressarsi del pallone perché in offside trotta, recupera ancora Biraschi, Jidai, Nicca a cercare Trotta, di testa Arini, arriva Jidai, mette palla dentro per Mokulu, è troppo profondo il pallone per l'attaccante belga che stava invece venendo incontro al pallone. Cerca il Vicenza di giocare palla, va Sampirisi, Modic, eccolo Giacomelli spostato a sinistra come al solito, ricordiamo una traversa clamorosa, il cross dentro troppo lungo, non c'è nessuno dei giocatori del Vicenza, può controllarla Giron, lancia lungo per Mokulu, Sampirisi giudicato regolare il suo intervento, palla ancora per Galano con il sinistro a cercare Cinelli, fa possesso palla, c'è il fallo di Biraschi, ha cercato l'anticipo su Giacomelli, giudicato falloso l'intervento, calcio di punizione in favore del Vicenza, Biraschi protesta. Ottavo minuto di gioco, rivediamo il contatto, ha cercato l'anticipo Biraschi che trova uomo e palla, calcio di punizione, una posizione molto interessante per il Vicenza. Thank you.
pallone Giacomelli, potrebbe andare con il destro, ripeto, nel primo tempo una sua botta dei 25 metri ha fatto tremare la traversa dei Frattari, sarà proprio Giacomelli, vanno via tutti i suoi compagni, siamo praticamente sul quasi il limite dell'area di rigore, leggermente spostati, posizione favorevole ovviamente al suo destro, la barriera dell'Avellino con cura la rincorsa di Giacomelli, nono minuto di gioco, la rincorsa, Giacomelli al tiro e la palla in rete, che gol Giacomelli, 4-1 Vicenza con Giacomelli che va a esultare dai suoi tifosi, una punizione splendida da parte di Giacomelli, nulla ha potuto Frattali, 4-1 Vicenza, Giacomelli va a raccogliere l'abbraccio dei tifosi del Vicenza giunti qui ad Avellino, 4-1 dedicato a voi, dice Giacomelli, un gol splendido, diventa il capocannoniere della squadra Giacomelli, 4-1 Vicenza, una punizione, una traiettoria davvero perfetta, l'aveva preparata, curata, nono minuto del secondo tempo e adesso per l'Avellino diventa un problema anche da un punto di vista psicologico, perché la sconfitta sta assumendo toni pesanti in casa, 4-1 per il Vicenza che ha avuto il merito ovviamente non soltanto di chiuderla nel momento di difficoltà in cui aveva subito il pareggio di Trotta, ha avuto la fortuna di arrotondare il punteggio con l'autorete di Biraschi, ma adesso Giacomelli, la qualità, Giacomelli e Galano nel momento di difficoltà del Vicenza con tutti quegli infortunati, con la squalifica di Laverone, Pasquale Marino, per nulla, vuol dire che Vicenza era, anche se con una sola vittoria e tre pareggi, considerata tra le tre formazioni imbattute dalla Serie B in appena cinque giornate. Attacco sul Hellasny, vediamo se l'Avellino trova la forza per poter quantomeno rientrare in partita, non sarà facile. Rimessa in gioco per la formazione irpina che prova a metterlo ovviamente adesso sull'agonismo. Il cross dentro, Mokuru di testa, poi il tocco dopo di Pinato, attento Marcone, Gidai parla per Nica che va via a destra, ancora Nica, un dribbling di troppo per il rumeno che poi ovviamente perde palla e commette fallo, diventa adesso difficile per l'Avellino che deve cercare di rimanere lucido con il pubblico del Partenio che ovviamente sta sottolineando il momento difficile della squadra, 4-1 Vicenza, Biraschi controlla il pallone, recupera però Cinelli, squadra ovviamente adesso molto lunga quella dell'Avellino, Sampirisi, Vicenza fa possesso di palla, lo ha fatto fin dall'inizio del secondo tempo per cercare ovviamente di eludere il pressing dell'Avellino, palla dentro di Galano, Rajevic stava tornando incontro, Biraschi, Arini, ripeto, non è facile in questo momento per l'Avellino reagire a questo pesante punteggio, ci prova Chiosa, mette la palla dentro, è attento Hellasny e rilancia immediatamente Gatto, va a chiudere Gidai, Modic, il bosniaco classe 96 proprietà Milan, sì, ben comportato, ancora Giacomelli, un'ira di Dio sulla destra, mette palla dentro, anticipa Ligi Rajcevic, Mokulu controlla il pallone, ci sono tre avversari su di lui,
non riesce a mantenere il pallone in gioco. Rimessa Vicenza. Galano a gestire palla, Galano in centrocampo, ovviamente il Vicenza, vedete come adesso fa possesso, aspetta che l'Avellino presti ancora il fianco a qualche contropiede. Sampirisi trotta, Tesser ordina l'ultimo cambio, intanto però Giacomelli va via, entra in area di rigore, Frattali attento, evita il peggio, sta per effettuare il terzo e ultimo cambio l'Avellino, prova a dar via Insigne, ma ripeto è molto molto lunga la squadra, prova un lancio per le due punte, trotta Emokulu, non ha potuto fare altrimenti Insigne, sta per entrare il capitano D'Angelo. L'Avellino ha subito sicuramente anche da un punto di vista psicologico il contraccolpo dello strepitoso gol di Giacomelli sul calcio di punizione. Chiosa, Arini, Gidai, Giron. Vedremo se ovviamente Tesser dovrebbe tornare a giocare a 4 dietro, facendo uscire uno dei difensori, mettendo a centrocampo D'Angelo. Vedremo se sarà così la sostituzione da parte di Tesser. Intanto il Vicenza di nuovo in possesso di palla, 4-1 il punteggio. Recevic di testa recupera Nica, poi c'è un'incomprensione con Arini, che ovviamente ha corso tanto in mezzo al campo, adesso è un po' stanco, palla dentro. Ci prova ancora l'Avellino con Chiosa, anzi è Giron, Gidai, palla per Biraschi, a destra c'è Nica, riceve il pallone il rumeno, controllato da Giacomelli che non si ferma mai e guadagna un'altra rimessa. Ecco il cambio, il terzo e ultimo per l'Avellino. Al 16° minuto entra D'Angelo, esce Nica. Probabilmente l'ha visto stanco. Vediamo come si sistema adesso l'Avellino. Si sistema a 4, va Chiosa a giocare alto a destra, D'Angelo in mezzo al campo insieme a Gidai e ad Arini con Insigne dietro le punte. Torna il 4-3-1-2 che aveva sempre caratterizzato le partite in casa dell'Avellino. Situazione compromessa da Vicenza, intanto c'è il fallo di Gidai sul Gatto. Vicenza che con un possesso di palla molto sereno, molto tranquillo, sta gestendo adesso questo vantaggio. Recupera il pallone subito D'Angelo, ma Cinelli attento, una sorta di prestazione perfetta fino a questo momento quella del Vicenza, la ribadisco, tantissime assenze e ha avuto il merito e il coraggio Pasquale Marino di non cambiare assolutamente assetto nonostante le assenze, ha modificato qualche posizione in campo, Galano è andato a giocare nella linea dei centrocampisti, De Lia ha giocato centrale difensivo, preferito cambiare gli uomini in posizioni non di solito abituali, ma non cambiare il modulo. Il premio in questo momento sta arrivando anche Ghiotto, 4-1 qui al Partenio con il primo cambio che tra poco effettuerà proprio Pasquale Marino. Abbiamo visto dei movimenti sulla panchina del Vicenza, intanto ci prova Arini, c'è anche Giron, palla dentro a cercare Trotta, di testa Trotta sfiora la traversa, anzi no, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo. Trotta sta creando problemi alla difesa del Vicenza per la sua fisicità,
calcio d'angolo per l'Avellino, il secondo. Sulla bandierina c'è Insigne, la battuta Insigne, Marcone di testa, Jai a due passi, non è riuscito ad impattare con Marcone che si era lasciato scavalcare dalla traiettoria. Rivediamo l'occasione di Jidai, perché di tale si tratta. Vedete Marcone un po' con il sole, Jidai non riesce a metterla giù. Occasione per l'Avellino per poter cercare di dare un sussulto alla sua gara. Aveva sbagliato anche nel primo tempo una clamorosa occasione sul 2-2 Tavano. Adesso Jidai sul calcio d'angolo di Insigne, rimessa in gioco per l'Avellino con il cambio. Sta per essere effettuato nel Vicenza. C'è ancora questa azione dell'Avellino che ci prova, ha cercato di trovare coraggio con quell'azione di Jidai, sfortunato nella conclusione. Mokulu difende molto bene il pallone, è libero a destra, riceve un ottimo pallone il capitano D'Angelo, ancora D'Angelo, palla dentro, Trottala non riesce ad avere il pallone utile, di testa ancora il Vicenza con Cinelli, Giacomelli, una spina nel fianco della difesa dell'Avellino. Intanto sta per entrare in campo il numero 36, un difensore, Rinaudo, recuperato dopo qualche problema fisico. Arini, palla dentro per Mokulu, Giron, tocco di Galano, non c'è ancora il cambio in casa Vicenza. Probabilmente l'ingresso di Rinaudo cerca di rendere il Vicenza un po' più forte nel gioco aereo, dove Trotta e Mokulu possono creare qualche problema alla coppia Helasni ed Elia. Palla dentro di Biraschi a cercare proprio Mokulu, che la difende bene, poi si gira Mokulu, bravissimo Marcone sulla girata di Mokulu. Ecco il cambio, ha capito Pasquale Marino che non può rischiare, esce Pinato, dentro Rinaudo, probabilmente Delia si sposterà a sinistra e va a giocare Rinaudo centrale per cercare di porre un po' freno ovviamente alla strapotenza fisica di giocatori di peso come Trotta e Mokulu. 21esimo minuto, primo cambio in casa Vicenza, Rinaudo per Pinato. Jidai, ora palla dentro per Trotta, si gira Trotta, c'è fallo contro l'Avellino, pardon, contro il Vicenza, fallo di Trotta, giudicato falloso il suo intervento su Rinaudo. Si erano trattenuti in area di rigore. Eccolo qui, il primo piano per Rinaudo. Rivediamo l'azione, il cross di Jidai, vedete come si trattengono, poi Trotta nel tentativo di calciare. Intanto qua rivediamo la girata di Mokulu e l'ottima parata di Marcone. Appena entrato Rinaudo si è infortunato perché ha ricevuto questa scarpata di Trotta. Testa Rajcevic, poi D'Angelo, la rimessa in gioco, dato rientra Rinaudo. 22 minuti sul cronometro, siamo alla metà della ripresa con il Vicenza che vede passare i minuti e concretizzarsi sempre di più la possibilità di restare non solo in battuta in Serie B dopo 6 giornate, ma di guadagnare 3 punti pesantissimi al Partenio di Avellino. Con l'Avellino che invece rimarrebbe a quota 4 in classifica, con una situazione davvero difficile. Intanto Gatto va via, ritarda l'intervento difensivo, arriva Galano, ancora Galano, ancora Gatto, intervento di Arini, questa volta recupera il pallone Arini ma non riesce a trattenerlo. Rimessa in gioco per il Vicenza. Proteste di Arini nei confronti dell'arbitro Saia,
probabilmente perché riteneva di aver subito fallo nel momento in cui era riuscito a recuperare il pallone. Galano non sbaglia un tocco. Sampirisi, palla per Modic, ancora Galano, ci pensa per un attimo di andare a tirare, poi serve il pallone a Delia che è andato adesso sulla fascia sinistra, la sua di competenza. C'è anche un calcio d'angolo per il Vicenza. Galano, di testa a Mokulu, un ripiegamento difensivo, poi ancora un calcio d'angolo, quarto calcio d'angolo per il Vicenza, che ovviamente più passa il tempo più si avvicina a una vera e propria impresa, non soltanto come risultato ma anche per l'importanza. Ricordo che il Vicenza si prospetta un prossimo turno di questo campionato di Serie B davvero interessante, perché il Vicenza affronterà la sorpresa Crotone in casa, mentre per l'Avellino una trasferta molto difficile a Livorno. Insigne porta il pallone, trotta, larga a destra per D'Angelo, però c'è in chiusura Delia, che ovviamente diventa molto più padrone di quella sua fascia di competenza. Troppo lungo il pallone per D'Angelo, nonostante l'impegno del capitano dell'Avellino. Palla in faro laterale, 25 sul cronometro, 4-1 Vicenza qui al Partenio, con l'Avellino che non riesce a trovare la forza, la spinta, il coraggio per cercare di rientrare in partita. Diventa davvero dura a questo punto. Mokulu, lotta il belga. Arini, palla per Gidai, Insigne, ancora Arini, troppo lunga per D'Angelo che veniva incontro. Adesso entra ovviamente anche la sfiducia nei giocatori dell'Avellino, sotto nel punteggio. Quelli che invece sono contenti sono, avete visto appena inquadrati, invece i tifosi del Vicenza, sono stati premiati per il loro lungo viaggio qui al Partenio di Avellino, premiati da una grande prestazione della squadra nonostante le tante assenze. Sta vincendo 4-1 in trasferta. Va via D'Angelo, Delia, Giacomelli, uno dei suoi rarissimi controlli non riusciti. Ligi per Arini, a sinistra c'è Giron, è chiuso il francese che scivola. Ora palla Gatto, va via Galano, non gli serve il pallone perché Gatto era in fuorigioco, quindi Galano con esperienza lo porta avanti, aspetta il piazzamento dei compagni, si riprende a girare palla anche per linee orizzontali, che Vicenza non ha altro che da fare che far passare i minuti sul cronometro con il vantaggio corposo di 4-1. Sampirisi, Taccarini, indomito capitano dell'Avellino, cerca di non arrendersi in un pressing eroico. Ligi, Insigne di testa, lo recupera Trotta, Gidai, arriva D'Angelo, palla per Insigne, mezzo alle linee, ancora Insigne, va con il sinistro, ribattuto il tiro, Giron, il cross, dentro, Marcone, non ci arriva, è riuscito comunque a recuperarlo. Poi Biraschi recupera ancora il pallone, l'Avellino ancora con Biraschi, lotta il difensore dell'Avellino, poi commette fallo e viene anche ammonito, perde il cartellino Saia, ne ha però un altro, doppio giallo per Saia, vedete, ah no, quello non era il cartellino giallo, era il suo taccuino dove segna le ammonizioni, abbiamo visto cadere un cartellino giallo, era quello, era il taccuino, poi invece ne ha estratto come per magia un altro giallo, invece era quello giusto. Cartellino giallo per Biraschi, terzo ammonito in casa Avellino. 28 minuti sul cronometro,
più passa il tempo e più il Vicenza si avvicina ad un successo clamoroso qui al Partenio. Rajcevic, forse con un braccio, a proseguire l'arbitro Arini. A destra c'è D'Angelo, portapalla il capitano dell'Avellino. Giron, adesso sono un po' fermi davanti, aspettano il pallone, Moculo e Trotta, però ovviamente l'ingresso di Rinaudo ha dato maggiore forza. Jidai, Moculu, il destro di Moculu, forse c'è un gioco ancora Moculu, il fallo, una mischia clamorosa con il pallone che era rimasto lì bloccato, poi Moculu nell'impeto dell'azione è andato a scalciare il tentativo ovviamente di trovare il pallone, un difensore del Vicenza. Rivediamo l'azione, qua c'è il primo controllo di Moculu, il tiro, Rinaudo non la tocca con le mani e sul prosieguo dell'azione vedete poi il fallo di Moculu, quindi il calcio di punizione. Secondo cambio in casa Vicenza, è il numero 24 Gagliardini, recuperato dopo un lungo, anche lui un lungo infortunio, entra Gagliardini. Esce il protagonista Giacomelli, grandissima partita da parte di Giacomelli, 3 gol per lui in questo campionato, l'ultimo una gemma sul calcio di punizione. Il cambio al 30° minuto, Gagliardini per Giacomelli. Biraschi, encomiabile nonostante il passivo 4-1, l'incitamento da parte dei tifosi dell'Avellino, non ci sono fermati mai. Va via Cinelli, recupera il pallone l'Avellino, ma Cinelli va ancora via, fallo di D'Angelo. Pallone Modic, guadagna secondi preziosi Cinelli, oggi con la fascia di capitano. Sulla destra c'è Sampirisi. Un contrasto tra Sampirisi e Trotta. Insigne. Giron, l'anticipo di Helasny che ha trovato coraggio nel corso della partita. Ancora Giron, c'era a terra un giocatore del Vicenza, l'Avellino comunque è andato sul calcio d'angolo, ha proseguito l'azione nel tentativo di recuperare, sembra comunque potersi rialzare Sampirisi di non aver bisogno dell'intervento dei dottori e dei massaggiatori. Si rialza Sampirisi, calcio d'angolo per l'Avellino. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di gioco. L'Avellino prova ancora una volta a rientrare in partita con Insigne dalla bandierina. Colpo di testa di Jidai, poi Arini alto sulla traversa. Non ne va neanche bene una comunque all'Avellino, che nelle rare occasioni, soprattutto nel gioco aereo che è riuscito a creare, non ha trovato la conclusione giusta. Ricordo, non soltanto l'abbiamo fatto più volte in cronaca, l'errore di Ciccio Tavano nel primo tempo su un cross di Giron sotto nel punteggio 2-1, e poi le due occasioni nel secondo tempo davvero rare, però di Jidai di testa e questa di Arini alta sulla traversa. Ricordiamo anche la girata di Moculu e l'intervento di Marcone, doveva fare qualche cosa in più l'Avellino per cercare di rientrare in partita in un punteggio che lo vede soccombere pesantemente qui al Partenio. Moculu difende il pallone con forza nei confronti dell'Asni, poi dà la palla in mezzo tra Arini ed Insigne, quindi semplice rimessa in gioco per il Vicenza. Alla battuta Sampirisi,
rimessa per l'Avellino. Insigne, Mokulu, palla per Giron, c'è soltanto Trotta nell'area di rigore, è attento però Rinaudo che ovviamente di testa fa sentire la sua presenza, la sua esperienza, la sua statura. Chiosa che è andato a giocare a destra dopo l'uscita di Nica, con l'Avellino che è ritornato a 4. Ligi, ancora Giron, Insigne, la mette dentro, Trotta, Mokulu, il colpo di tacco non riuscito di Mokulu, altra occasione per l'Avellino, il fallo ad opera di D'Angelo. Rivediamo Insigne che ha messo un pallone dentro, non ci arriva Trotta, poi Mokulu è un po' sorpassato la traiettoria, ha provato un colpo di tacco in condizioni di equilibrio davvero precarie, non è riuscito a trovare la deviazione giusta. Altra occasione per l'Avellino, Giacomelli con il calcio di punizione realizzato al 9° minuto della ripresa, ha praticamente chiuso la pratica di questa gara, ha avuto un andamento davvero incredibile il primo tempo con tante occasioni da una parte e dall'altra. Intanto Arini, palla dentro, ci riprova ancora Trotta, a sinistra c'è Giron, Trotta, Marcone attento, è stato bravo Marcone perché chiamato all'ultimo secondo per l'infortunio nel riscaldamento di Vigorito, si è fatto trovare pronto all'appello di Pasquale Marino e gli interventi effettuati, si è sempre comportato molto bene. Fallo di Mokulu su Rinaudo, c'è punizione in favore del Vicenza con il tempo che passa inesorabile, ormai meno di 10 minuti, è davvero, ribadisco ancora una volta, molto da sottolineare questo incitamento costante da parte del pubblico del Partenio per i suoi giocatori. Mokulu si fa trovare un po' scoperta la difesa del Vicenza, ma non ne approfitta l'Avellino con questo assist di Mokulu, sicuramente fuori misura, con Trotta, Insigne ben posizionati. Marcone alla battuta, in campo Mokulu, porta vuota, salva sulla linea Delia, un errore di Gagliardini appena entrato, aveva consentito a Mokulu. Rivediamo qua, superato Marcone, il tiro non è certamente molto efficace, abbastanza comodo il rientro di Delia che salva sulla linea. Calcio d'angolo, ancora Marcone di testa, l'uscita Gidai, ancora rimessa per l'Avellino che prova almeno quantomeno a ridurre le distanze. Biraschi, ancora il cross, non ci arriva nessuno, palla sul fondo. 37 minuti, sempre 4-1 Vicenza. Altro cambio, spazio anche Pettinari al 38° minuto, il terzo cambio in casa Vicenza. L'arbitro però non consente il cambio, rimandato alla prossima interruzione, vedremo al posto di chi entrerà Pettinari. Trotta, c'era una posizione di fuorigioco di rientro da parte del giocatore che aveva realizzato il momentaneo pareggio dell'Avellino. Giron, Galano, Vettorina sempre,
Intanto ha cambiato idea Pasquale Marino, che non entrerà più pettinari ma entrerà sbrissa. Esce, dai, dai, bravo, esce il 28. 28. Esce Gatto, sbrissa per Gatto al 39esimo minuto. Ha cambiato idea all'ultimo istante Pasquale Marino, dentro sbrissa per Gatto, cerca un po' di forze fresche ovviamente in questo finale dove l'Avellino prova quantomeno a ridurre le distanze. Ci ha provato con costanza l'Avellino, da un punto di vista dell'impegno nulla si può dire alla squadra di Tesser, però ha subito soprattutto anche il colpo psicologico nel finale del primo tempo. Ha battuto velocemente la punizione Arini, va al cross, guadagna un calcio d'angolo. Dicevo, da un punto di vista dell'impegno nulla da dire alla formazione di Tesser, che però in classifica a questo punto rimane a 4 punti dopo aver subito 3 sconfitte in trasferta. Seguiamo intanto Insigne, Marcone sempre con i pugni, non rischia la presa, poi Galano, va via Galano, ancora la forza di scattare Giron e andare addirittura a pressare su Frattali di testa, chiude Gagliardini, ancora Giron, aspetta l'arrivo di Chiosa, apertura per Insigne ma è bravo nella diagonale Sampirisi a chiudere, rischia poco il Vicenza. L'Avellino dopo un primo tempo equilibrato, discreto, era riuscito non soltanto a pareggiare con Trotta ma provava anche sulle ali dell'entusiasmo a cercare di creare qualche problema. Poi Galano, con grande esperienza, con un'azione personale eccezionale, è riuscito a trovare il gol del 2-1. Subito ancora il contraccolpo psicologico l'Avellino, che ha avuto una sorta di colpo di KO proprio nel finale del tempo, quando Biraschi, con una sfortunata deviazione, ha fatto andare le squadre in riposo sul punteggio di 3-1 per il Vicenza. Ha provato a cambiare le carte in tavola, così come fece nella seconda giornata Tesserra, mettendo in campo sia Mokulu che Gidai. Ma neanche il tempo di iniziare il secondo tempo, che Giacomelli, con una traiettoria velenosa splendida, ha fissato e inchiodato il punteggio sul 4-1. A quel punto è diventata davvero un'impresa quella dell'Avellino di ribaltare il risultato, con il Vicenza che porta a casa, ormai possiamo dirlo, siamo al minuto 42 di questo secondo tempo. Si tratterebbe di miracolo in caso l'Avellino riuscisse a rimettere in piedi la partita. Dicevo, il Vicenza porta a casa un risultato importantissimo, la sua seconda vittoria in campionato, che la rilancia nelle zone alte della classifica, alla vigilia poi di uno scontro con il Crotone molto interessante. Si affronterebbero due tra le formazioni sicuramente più in forma di questo campionato, l'imbattuta Vicenza contro il Crotone, che aveva raggiunto grazie al successo nell'anticipo sulla Salernitana rotondo per 4-0 il Cagliari in testa alla classifica. Arini, ci prova ancora Biraschi, con volontà l'Avellino ancora avanti, si difende il Vicenza, rimessa laterale in favore della formazione di Pasquale Marino, che ha avuto il grande merito di credere assolutamente nel suo modulo tattico, di non cambiare nonostante le tante assenze. Ricordo la squalifica, oltretutto per 3 giornate, di Laverone, ricordo le assenze in difesa importanti di giocatori come Mantovani, come Gentili, come Manfredini, oggi è rientrato Gagliardini, assenti anche Pozzo e Urso, ma comunque sono stati tutti i cambi. Ha voluto mantenere, ce l'ha spiegato ai nostri microfoni Pasquale Marino, il suo assetto, il 4-3-3. Secondo successo consecutivo del Vicenza, che anche l'anno scorso qui ad Avellino. Intanto seguiamo prima l'azione di D'Angelo, palla dentro, Insigne, il sinistro troppo alto, arriva però Trotta, guadagna il pallone ancora D'Angelo, lo serve dietro per Chiosa, il cross di Chiosa, fuori Modic,
dicevo anche l'anno scorso, il Vicenza si impose qui al Partenio 1-0, un altro splendido gol lo realizzò Cocco. Guadagna il pallone ancora Jidai, su sbrissa Mokulu, ancora D'Angelo, palla dentro. ...44 sul cronometro, e vedremo se anche con il punteggio di 4-1 Saia darà molto recupero oppure farà un famoso recupero istituzionale classico. Intanto seguiamo l'azione di Trotta, mette la palla sul destro, il tiro smorzato da un difensore, da lo specifico dal Hellas Knee. Buona la prova del francese, così come di tutta la squadra, e la parata sicura a terra di Marcone. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Il Vicenza con questo successo sale a 10 punti in classifica. L'Avellino resta in basso a quota 4. Vedremo che reazione ci sarà dopo questa pesante sconfitta. E in vista poi oltretutto di una trasferta molto insidiosa, quella che sabato prossimo vedrà il L'Avellino giocare a Livorno. Non è stato fischiato un fallo molto evidente di Ligi su Galano, che era andato in contropiede. Ormai siamo in chiusura, ci prova ancora L'Avellino, ci prova Mokulu di testa, poi Sampirisi, saranno soltanto due infatti i minuti di recupero che concede l'arbitro Saia. Con partita praticamente in cassaforte per il Vicenza, che è andato a sbancare il Partenio, una vittoria importante. Ancora Galano, poi va via Rajcevic con Biraschi, che ha la forza di resistere al montenegrino, che con tanto impegno e determinazione ha svolto anche questa volta il suo compito, quello di cercare di tenere spesso palla, di far salire la squadra, affiancato dall'incursione di Gatto e di Giacomelli, soprattutto quest'ultimo davvero determinante insieme a Galano in questo successo del Vicenza sull'Avellino. Primo minuto è andato via, ne manca soltanto uno al termine. Tesserra ancora in piedi ad incitare i suoi a cercare di dare indicazioni, nella speranza almeno di accorciare le distanze. Ci prova ancora l'Avellino, lo fa con Cidai, palla dentro a cercare Trotta, ma Marcone attento, bravissimo il portiere del Vicenza. Dovrebbe essere questa una delle ultime azioni della partita. Ci prova ancora, poi di testa chiosa a cercare Frattali. Risultato davvero rotondo qui al Partenio di Avellino. Probabilmente non in questi termini da nessuno previsto, ma l'andamento della partita è stato tale che ha portato il Vicenza lentamente a costruire un successo assolutamente meritato qui al Partenio. Ecco il triplice fischio di Saia, il Vicenza batte l'Avellino 4-1 qui al Partenio. I fischi del pubblico che hanno accompagnato le squadre, stanno accompagnando le squadre negli spogliatoi. Ricordiamo i marcatori: Vicenza in vantaggio nel primo tempo con Gatto dopo 19 minuti sul calcio di rigore, il pareggio di Trotta al 25esimo che aveva dato speranze all'Avellino, poi nel fine del primo tempo ancora Galano al 33esimo, un'autorete di Biraschi al 45esimo hanno portato le squadre negli spogliatoi sul 3-1 nel finale di primo tempo. Poi Giacomelli con una splendida punizione, 4-1, questo è il punteggio finale. Ci fermiamo un attimo, Super Spot, e poi tra poco il commento di Avellino Vicenza. Torniamo in diretta in questo finale per vedere le esultanze e anche i gol. Questo è il calcio di rigore di Gatto che ha portato in vantaggio il Vicenza. Il fallo era stato il contatto giudicato falloso da Saia tra Giron e lo stesso Gatto. Poi il pareggio di Trotta, una bella girata di sinistro.
con Pinato. E guardate nel finale del primo tempo invece il Vicenza, prima colazione sempre firmata Gatto, l'assist di Rajcevic, Galano un rimpallo favorevole, poi Galano con il sinistro a spiazzare Frattali, questo è il vantaggio del 2-1. E poi nel finale sempre con Gatto sulla destra, il cross pericoloso con Rajcevic e poi Biraschi con una disgraziata conclusione. Questi sono i gol del primo tempo. Poi la splendida, vedete, punizione di Giacomelli a battezzare il 4-1 per il Vicenza, il gol di questa partita e l'esultanza di Giacomelli, capocannoniere del Vicenza, sotto il popolo vicentino. Chiudiamo con l'applauso comunque dei giocatori dell'Avellino, con una nota lieta, gli applausi dei giocatori dell'Avellino comunque al pubblico dopo questa partita davvero sfortunata per l'Avellino, ma vinta con pieno merito dal Vicenza con il punteggio di 4-1. Bene, è davvero tutto dallo stadio Partenio di Avellino. Gianluca Bigliotti vi ringrazia per la cortese attenzione, vi ricordo il punteggio finale al Partenio: Vicenza batte Avellino 4-1. A risentirci.